2000 chilometri percorsi da casa Matteotti a casa Pertini. Il gruppo delle sardine sono approdati anche a Pesaro con l'intento di riscoprire i valori della politica, un viaggio itinerante in cui hanno parlato di persone, ambiente e diritti. Il gruppo, costituito da altri giovani e dal leader Santori, hanno fatto tappa alla Palla di Pomodoro, accolti da Eva Fabbri e il Banco di Sardine Pesaresi e dell'associazione La Scarrozzata, che si occupa di inclusione di persone con disabilità. Oggi siamo alla seconda tappa, partiamo, tappa dedicata alle Marche, partiamo da Pesaro parlando di accessibilità e parlando di mobilità sostenibile, e quindi era un modo così, tanto per scendere dalla macchina, visto che ci aspettano 500 km anche oggi, e poi per replicare la scarrozzata. In vista delle regionali, le sardine intendono sostenere una precisa linea politica. Ci sono due mondi paralleli, il primo è quello della politica, diciamo, più elettorale, che punta a un risultato tangibile in termini di voti, e poi c'è una politica dal basso che cerca di costruire le fondamenta di quello che sarà un futuro un po' più articolato. Ieri abbiamo discusso a lungo sul palco con Lorenzoni del fatto che servono entrambe le cose, cioè serve un programma di governo di una regione, la campagna elettorale serve a questo, serve a fissare una linea di demarcazione tra il passato e il futuro, e la politica deve proporre un futuro, una visione, ma serve anche chi dal basso cerca di fare coesione, di costruire, riportare una cittadinanza che non sia solo elettorato, ma che sia una cittadinanza consapevole, che è pronta a mettersi in gioco. Non abbiamo problemi a incontrare nessuno, l'importante è che si capisca il senso di quello che stiamo facendo, cioè non siamo qui per fare passerelle elettorali o per regalarle a qualcuno, siamo qui per fare un progetto che parte da questa maglietta, che dietro ha un valore, perché comunque con l'acquisto di questa maglietta si sostiene 20-30 ragazzi che si fanno il giro d'Italia in un'Italia diversa, e si sostiene un modo di fare politica diverso. Il populismo non si sconfigge in un'elezione, ma si sconfigge, c'è un cancro che affligge la politica italiana, che al di là del populismo è proprio un disinteresse, un distaccamento. Il tour è proseguito fino alla spiaggia Libera Sottomonte, dove hanno formato un cerchio umano all'insegna dell'inclusione e della solidarietà.